Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Carissimi, ecco allora continuiamo le catechesi sui 10 comandamenti. Gli ultimi 3 comandamenti abbiamo visto, spiegato che il Signore, ecco, ci vieta di recare qualunque danno al prossimo, sia con parole che con i fatti, sia nelle persone, sia nelle stanze, sia nelle cose del prossimo. Ora nell'ottavo comandamento, egli ci proibisce di recare al prossimo qualunque offesa con le parole, interdicendoci severamente ogni posizione contraria alla verità. Da ogni discorso tendente a denigrare l'onore, il quale pure è un bene prezioso, tanto prezioso che da molti preferisce la vita stessa. Ora entriamo oggi nella spiegazione di questo comandamento. Cosa ci proibisce l'ottavo comandamento in particolare? Il Catechismo risponde: l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, ci proibisce di deporre il falso in giudizio, di dir bugie, di diffamare il prossimo. I peccati principali quindi che vengono contemplati in questo precetto della Divina Legge sono la falsa testimonianza, la bugia, la mormorazione e la calunnia, il giudizio e il sospetto temerario. Oggi parleremo delle due prime in particolare, della bugia, quindi vedremo la natura, la malizia intrinseca e le varie specie. Che cos'è la bugia? La bugia è una parola o un segno che esprime il contrario di ciò che si pensa o si sente con animo di ingannare gli altri. Questo è Sant'Agostino che lo dice. Notiamo bene queste parole, perché ciò che costituisce la bugia non è precisamente la verità o la falsità della cosa che si afferma, ma il parlare diversamente da quello che si sente e di quello che si pensa. Sicché si può essere colpevoli di bugia anche dicendo il vero, se noi lo reputiamo falso, e al contrario non essere colpevole affermando una cosa falsa quando la si crede vera. In quest'ultimo caso, come si intende, noi saremo ingannati ma non ingannatori, quindi non c'è malizia. Insomma, quando il nostro linguaggio è conforme ai nostri sentimenti, non è mai bugiardo, sia vera o falsa la cosa di che si tratta. Diversamente invece lo è. Abbiamo detto che la bugia può essere anche un segno, perché la si può commettere non solo con le parole, ma anche con cenni, molto, per esempio, no? Con atti in generale, con tutti quei mezzi che servono a manifestare il nostro sentimento. Quindi ogni simulazione, ogni finzione è bugia. E fra tutte le simulazioni e finzioni, qual è la peggiore? L'ipocrisia, con la quale si vuole apparire migliore per trarre gli altri in inganno. Non che io mi sforzo di essere buono perché voglio sforzarmi di essere virtuoso, ma io faccio finta di essere buono per ingannare gli altri, mentre so che sono cattivo, che sono furbacchione. Ecco, questa è l'ipocrisia, no? La maschera che si mette secondo la tragedia greca, no? Noi sappiamo quanto il Signore ha avuto in abominio e ha in abominio l'ipocrisia. Lo possiamo rilevare dal Vangelo, dove si legge che Gesù Cristo fulminava terribilmente gli scribi e i farisei ipocriti, chiamando i razzi di vipere, sepolcri imbiancati, sentine di iniquità e via dicendo. Adesso vediamo la malizia intrinseca della bugia. Da questo concetto della bugia ne possiamo dedurre senz'altro quale sia la sua malizia intrinseca. La bugia è sempre una cosa cattiva, intrinsecamente cattiva, e quindi mai lecita per qualunque male si potesse con essa evitare. Come non è lecito in nessun caso, per nessun motivo, bestemmiare, rubare, fare azioni disoneste e altre cose vietate dalla legge di Dio, perché sono di loro natura cattive, così mai è lecito neanche dire una menzogna. È vero che la bugia può essere, anzi la maggior parte delle volte, male un peccato semplicemente veniale, ma è sempre offesa a Dio. È cosa vietata non solo dalla legge positiva, ma anche dalla legge naturale, e quindi non la si può commettere, diciamo, in nessun caso.
Difatti, l'abogir si oppone essenzialmente alla verità e quindi si oppone a Dio che è verità per essenza. Di più, è un abuso, del dono preziosissimo della parola, la quale ci fu data per aiutarci, non per ingannarci scambievolmente. È inoltre un atto contrario all'ordine sociale che si basa tutto sulla mutua fiducia degli uomini, sulla sincerità degli uni verso gli altri. E finalmente un'offesa alla stessa dignità umana, un indizio di anima vile e di cuore sleale. Ecco perché essa è proibita da tutti i codici sacri, in certi casi punita severamente dai stessi codici civili. Il Dio nella Sacra Scrittura condanna con termini più forti la bugia e gli dice che la menzogna in bocca a un uomo è un gran vituperio. Che chi adopera la bugia è persona senza pudore e onore. Questo troviamo in Siracide, capitolo 20, dal 26 al 28. Ancora, che egli ha in abominazione le labbra menzognere, Proverbi 12, versetto 22. Più ancora che i bugiardi hanno stretta parentela, anzi sono figli del diavolo, che è il padre della menzogna. Questo dice Gesù, troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44. E tale orrore verso la bugia egli lo manifestò più volte con solenni castighi. Fra gli altri, diciamo, ricordati nella Sacra Scrittura sono famosi quello di Gezi e quello di Anania e Zaffira. Gezi, servo del profeta Eliseo, per aver mentito il suo padrone, venne colpito da lebbra in tutto il corpo. Anania e Zaffira, due consorti che vivevano al tempo degli apostoli, per aver detto il falso San Pietro, l'uno dopo l'altro, furono colpiti da morte istantanea. Ecco qua davanti a Dio la reità intrinseca della bugia. Ma dunque dirà qualcuno: peccato la bugia è un peccato grave, peccato mortale o peccato veniale? Quindi grave o leggero? Rispondiamo: dalla considerazione della sua malizia intrinseca non possiamo dedurre che esso sia sempre grave né sempre leggero. La bugia è mortale o veniale secondo la sua entità. La maggior parte delle bugie ordinarie sono colpa veniale, ma la bugia potrebbe anche diventare, nel caso specifico, colpa mortale, quando per esempio facesse un torto speciale a Dio, recando pregiudizio alla religione, alla Chiesa o all'autorità, quando con essa si recasse un danno considerevole all'onore, alla fama e agli altri beni del prossimo, quando finalmente fosse causa di grave scandalo. Ed è in questo senso che sta scritto nella Sapienza: la bocca che proferisce menzogna dà morte all'anima. Siamo Sapienza, capitolo 1, versetto 11. Ora adesso vediamo le varie specie di bugia. La bugia può essere di tre specie: giocosa, ufficiosa, dannosa. La bugia giocosa, si capisce anche, è quella che si dice per passatempo, per celia, per far ridere, tenere allegra la compagnia, senza offendere nessuno, come per esempio il racconto di certe avventure, di certi fatti inverosimili che insomma ragionevole può prendere sul serio. Questi racconti di cose false fatte con locuzioni iperboliche, più che bugie, potrebbe chiamarsi favole, fantasticherie o magari anche barzellette. Come non si capisce facilmente, ecco, non so neanche peccato più delle volte. Al massimo, se qualcuno le crede che sono un po' più semplici, più ingenue, al massimo una venialità. Però ecco, si intende che uno lo fa per scherzo, si capisce, no? Quindi diciamo qui non è peccato, diciamo. Secondo la bugia, normalmente, la bugia ufficiosa è quella che si dice per qualche utilità propria o degli altri, oppure per evitare se agli altri tale male, le cosiddette bugie bianche. Parla di bugie bianche, insomma, mi ha sentito parlare di bugie bianche, però nel linguaggio comune si parla di bugie bianche, insomma, sì, piccole le bugiole, qualcuno dice, col insieme di un po' di edulcorarle, no? Però diciamo, ecco, sono sempre bugie, no? Tali sono quelle che feriscono, scusate, le bugie che dico, per esempio, le madri talvolta per evitare il castigo ai figli, magari col padre, col marito, oppure quelle che dicono spessissimo ai figli per scusarsi di qualche malazione verso i genitori: no, non lo so, io non ho fatto niente, no, eccetera, eccetera. La bugia dannosa invece è quella che reca danno o spirituale o temporale al prossimo. Quindi metto quindi peccato veniale, ecco il secondo caso, una bugia ufficiosa, anche le piccoline, quello sono, ecco, colpa veniale, perché comunque è una mancanza di verità volontaria, no? Però è l'entità che viene. Mentre la bugia dannosa è quella che reca danno o spirituale o temporale al prossimo. E tali sono ordinarie le bugie che si dicono nei contratti, con l'asserire che una merce di una qualità mentre invece di un'altra, che non ha difetti mentre ne ha, eccetera.
Tali sono quelli che feriscono la reputazione del prossimo, con inventare per esempio cose false a suo carico, con interpretare sinistramente le azioni buone o indifferenti degli altri. Tali sono pure quelli che si usano come un mezzo per trascinare qualche persona al peccato, per indurre qualche povera creatura da consentire certe cose che, diciamo, non nominiamo, dandole di intendere che sono cose da nulla, che le verità della fede sono imposture, che quanto insegni i preti è falso, eccetera, tanto per raggiungere, diciamo, il loro scopo. Ebbene, tutte queste bugie, di loro natura, sono peccati mortali e chi ne è colpevole incorre l'obbligo di risarcire i danni al prossimo. Si fa danni spirituali con la buona fama, eccetera, con preghiere, si fa danni materiali, come abbiamo visto, con l'obbligo della restituzione. C'è l'obbligo, se io danneggio il prossimo, se posso riparare, sono obbligato a riparare, se non posso faccio con le preghiere o sante messe, insomma, e se si tratta della buona fama, devo, come ho diffamato, devo parlare bene, cercare di riparare il più possibile. Alle persone a cui ho parlato male, tali persone, devo correggermi e dire a tutte quelle che le hai detto, guarda, dite che mi sono sbagliato. Ecco, questo è obbligo farlo, che se lo facessero a noi avremmo piacere. Che la gente poi sapesse qual è la verità, no? Che sta mettendo qualcosa di falso sul nostro conto e quindi ecco, dobbiamo fare anche, ma c'è proprio l'obbligo morale di fare questo al nostro prossimo se l'abbiamo danneggiato in qualche modo. Quando tuttavia si trattasse di un danno leggero, ecco che allora peccato è veniale, quindi dall'entità, se il danno provocato al prossimo sia spirituale che materiale è leggero, peccato è veniale, se il danno è grave, peccato mortale. Quando c'è sempre la piena avvertenza, diciamo, è il deliberato consenso. Quando io so che dico la bugia, che è falso e voglio farlo, se l'entità è grave, peccato mortale, l'entità è leggera, peccato veniale, deliberato, però è sempre un peccato. Fra tutte le bugie dannose, nel terzo tipo, ce n'è una che deve essere notata in modo speciale, perché è assai più grave delle altre, è proibita nominalmente da questo comandamento proprio la falsa testimonianza. Per falsa testimonianza si intende una deposizione fatta in giudizio contro la verità, dopo aver prestato giuramento negando una cosa vera, per esempio dicendo di non aver visto quello che si è visto o affermando una cosa falsa, pur asserendo come certa una cosa dubbia. Chi è chiamato davanti al giudice ha obbligo stretto di deporre la verità, nient'altro che la verità, senza riguardo all'interesse o al danno che possa venire dalla sua testimonianza. E questo sempre sotto pena di peccato mortale di dover poi risarcire tutto il danno arrecato. Non è quindi permesso deporre il falso neppure per procurarsi qualche vantaggio, neppure per salvaguardare sé o altri da qualunque male, perché non si può mai fare un male per ottenere un bene. Infine, non giustifica mai i mezzi. Ed è giusto, come potrebbe diversamente il potere civile che viene da Dio esercitare la giustizia se quelli che sono citati in giudizio non dicessero con sincerità tutto quello che sanno riguardo al fatto preso in esame dai giudici? Il dottore della Chiesa San Tommaso afferma che il testimonio falso commette con un solo atto tre peccati. Uno, spergiuro, commette uno spergiuro giurando contro la verità. Una bugia col dire il falso e un'ingiustizia per il danno che reca. Di più si può dire che gli oltraggia tre persone: la persona di Dio che chiama in testimone di una cosa falsa, ecco lo spergiura, la persona del giudice che inganna con una menzogna, la persona avversaria che tenta di far condannare ingiustamente. Quindi è che tanto la Chiesa come le leggi civili minaccia lo spergiuro di pene severissime. Vi fu anzi un tempo in cui gli spergiuri venivano condannati alla pena di morte. Ecco dunque cos'è la bugia, di quante specie può essere e quale gradazione di colpa può contenere. Qui però la domanda può affacciarsi alla nostra mente. Se la bugia è sempre un male e non si può mai commettere per nessun motivo, sarà dunque necessario dire sempre ciò che ci penso, ciò che si pensa? Ecco un punto che merita di essere chiarito. Domanda giusta, legittima. Per chiarirlo poniamo una semplice distinzione. Ora, altra cosa è dire il falso, altra cosa è tacere il vero. Queste due cose sono affatto distinte tra loro e l'una non ha a che fare con l'altra. La bugia non è mai lecita, ma non è neppure sempre l'obbligo di dire la verità. Anzi, in certi casi non solo si può nascondere la verità, ma c'è il dovere di farlo. Non solo posso, ma devo. Difatti, la Sacra Scrittura distingue opportunamente il tempo di parlare e il tempo di tacere. Tempus loquendi, tempus tacendi. Quelet,
capitolo 3, capitolo 3, versetto 7, ci spieghiamo. Quando abbiamo il dovere di parlare, quando lo esige il bene del prossimo o il diritto che egli ha di sapere la verità. Quando nessuna legge ci obbliga a tacere e desideriamo di parlare, allora possiamo pure parlare, ma se parliamo dobbiamo dire la verità. Quando invece si tratta di falli o di difetti degli altri, che nessuna necessità ci costringe a palesare o che palesati recano danno, quando si tratta di riferire cose che possono accendere il fuoco della discordia tra persona e persona, tra famiglia e famiglia, quando si tratta di segreti importanti che ci furono gelosamente confidati, in tutti questi casi dobbiamo tacere. In tutti questi casi la sincerità sarebbe colpevole, contraria alla fedeltà, alla sincerità ed anche alla carità. Sentite un po'. Non è obbligato forse il confessore a custodire gelosamente il segreto del suo ministero? Addirittura c'è la scomunica automatica, l'atte sentenzia. Non è obbligato il medico a mantenere il suo segreto professionale? Non è tenuto il legale, il magistrato, il pubblico ufficiale a tacere quelle cose che gli furono confidate in ufficio? Non siamo obbligati tutti a tenerci dentro di noi certe cose che sappiamo e che se fossero palesate recherebbero grave nocumento al nostro prossimo? Ed è questo forse un mentire e offendere la verità? Di più, non abbiamo tutti il pieno diritto di nascondere agli altri gli affari nostri privati, gli interessi di casa nostra e tante altre cose che ci riguardano e che abbiamo piacere che gli altri non sappiano? Certo. E forse male questo? No. È mancare di sincerità? No. Dunque, ecco che in molti casi il nascondere la verità è un diritto, anzi uno stretto dovere. E se in questi casi allora fossimo interrogati, non potessimo esimerci da rispondere senza incorrere qualche danno o pericolo, come potremmo toglierci dall'imbarazzo, dall'impiccio? Cioè, abbiamo capito questo, ma se io devo, cioè, mi sono messo lì e devo parlare, cosa devo fare? Allora, ecco, si può benissimo ricorrere a una risposta evasiva o ambigua, quella che si chiama comunemente restrizione mentale o riserva mentale. Che cos'è la restrizione mentale? Bisogna comprendere bene, è l'atto della mente con cui si dà alle parole un senso che apparentemente non hanno, cioè si dice una cosa intendendo dire un'altra, lasciando capire in qualche modo che si parla senza voler dire né la verità né la bugia. Facciamo però notare che, secondo i teologi, ci sono due specie di restrizione mentale: quella puramente mentale, che consiste nel dare alle parole un senso diverso da quello che hanno naturalmente, sicché non possono venire intese diversamente, e quella in senso più largo che si ha quando il senso di chi parla non è ovvio, chiaro, ma si può in qualche modo dalle circostanze percepire. La prima equivale alla bugia, quando dico una cosa per un'altra, quindi non è mai lecita. Ma la seconda si può benissimo usare, specialmente quando chi interroga non ha alcun diritto di sapere la verità. Adesso facciamo qualche esempio così si comprende. Un ladro che vi domandasse dove sono i soldi. Gli dico, non ce li ho. Oppure un povero che chiedesse l'elemosina, posso dire benissimo che non ne ho, intendo dire che non ne ho per lui. Tira fuori i soldi, non ne ho, ma non ne ho per te, intendo io, non ne ho da dare a te, tu non hai il diritto di avere i miei soldi, no? O a chi mi domandasse una cosa e fu confidata in segreto, possiamo rispondere benissimo che non ne sappiamo niente, sottintendendo che non lo sappiamo per scienza comunicabile, cioè per dire niente, non ne so niente per te, perché non te lo posso dire, quindi non ne so niente. O un imbroglione che mi domandasse a prestito, tu sai che un imbroglione mi presti i soldi, sai che dopo potete francamente dire che non ne abbiamo, intendo dire che non ne abbiamo da buttare via, non ho soldi, poi mentalmente dico da buttare via per dargli a te che so che li spendi dopo gli indizi o i truffe, cose del genere, quindi non ne ho per te, non so per dire c'è tizio in casa, non è in casa in questo momento, magari è fuori in giardino, ecco, ma se costretto sono al diritto di sapere, ecco, questo è in casa, magari un petulante che sempre continua a chiamare, eccetera, dopo un po' di volte io non posso più, questo non so come fare, era per non dire una bugia, dico no, non c'è, non è in casa, è fuori in giardino, cioè sono piccole restrizioni mentali che non si dice una bugia perché si intende, io da qui intendo non è in casa, ma sta fuori, ecco, sono piccoli, di questi qua se posso fare tanti esempi, adesso c'è quello famoso anche Gesù qualche volta usa questioni mentali come quando lo vuole manifestare alla fine del mondo, quando diceva agli apostoli, o molte volte anche per coprire Giuda tutte le cose che facevano. Però un esempio, ecco, quello storico è
Sant'Atanasius, essendo ogni volta cercato a morte l'imperatore Giuliano d'Aosta, tentò di fuggire, noleggiato una vicella presa al largo del mare, così intendiamo adesso anche la restrizione mentale. Ma di lì a poco si accorse di essere in seguito dei soldati del tiranno. Cosa fece allora? Perché stava partendo dalla barca a vedere vari soldati, cosa faccio? Tutta un'ispirazione, ha fatto retromarcia, quindi tornato indietro per muovere incontro a loro. Quando arrivò vicino, i soldati, non sapendo chi è chi gli fosse, perché non lo conoscevano di persone, domandarono se avesse visto Atanasio e quanto fosse lontano. E gli risponde francamente che Atanasio era vicino, che facessero presto se volevano prenderlo. I soldati filarono avanti e Atanasio tornò indietro, fuggendo dalla parte contraria. E gli aveva detto una bugia? No, il santo aveva detto una verità parlando in un senso, ma i soldati rimasti ingannati tenendo le sue parole in un senso diverso, sicché il santo non li ingannò, ma lasciò che si ingannassero da se stessi. Ora si sa bene che lasciare per giuste ragioni che uno si inganni da se stesso non è bugia, ma accortezza e prudenza, perché lo stavano cercando ingiustamente. Quindi, guarda, è vicino, fate presto a prenderlo, potete prenderlo. Quindi lui era lì, era effettivamente vicino e potevano prenderlo, no? Solo che ha fatto intendere un'altra cosa, per loro hanno diritto di sapere questo, no? Dunque, è lecito alle volte tacere la verità quando vi sia qualche ragione giusta, questo a sottolineare l'importanza, e c'è sempre il modo di cavarsela senza inganno, senza menzogna, quindi quando c'è una ragione giusta. Notiamo però che non sarebbe permesso di far uso di restrizioni mentali, appunto, quando si trattasse di professare la nostra fede, o fossimo interrogati dal legittimo giudice, o dal superiore, o dai genitori, insomma, intorno a cose spettanti, insomma, cose, o giudici riguardo all'amministrazione, o genitori riguardo alle cose di casa, come pure nei contratti onerosi, nella confessione sacramentale, quando il confessore interroga intorno a ciò che ha diritto di conoscere. In questi casi deve dire la verità schietta, coraggiosa, interna, visto che il confessore può fare delle domande senza andare in dettagli, ma particolare per capire la specie del peccato e quante volte si è commesso. Quindi non è che vuole fare il curiosone, se ho fatto un peccato, sì, ma con chi l'hai fatto? Come l'hai fatto, quante volte l'hai fatto, non devo chiedere, poi non occorre sapere i dettagli, ma sapere la specie del peccato e il numero delle volte. Perché se è un peccato mortale, bisogna, abbiamo detto, anche il numero del, quando fa trattato la confessione, comunque, il numero delle volte che sia, perché è un peccato mortale. Io, quante volte ho mancato la messa? Se ho mancato 3 volte, ho mancato una volta sola, sono 3 volte, sono 3 peccati mortali. Quindi ho mancato la messa, ho bestemmiato. Quante volte ho bestemmiato? È scappata una volta, ne è detta una fila. Ho fatto atti impuri, quante volte ho commesso, una volta o più di una volta? Quindi, ecco, il confessore può, ha diritto per vedere se dà la soluzione o meno, no? Se ci sono le condizioni per dare la soluzione. Conclusione, che si conclude con una semplice esortazione: fuggiamo sempre questo brutto vizio della doppiezza e della menzogna. Dobbiamo essere amanti della verità e dalle nostre labbra non deve mai uscire parola che non sia conforme alla semplicità di un cristiano, alla veracità essenziale di ogni uomo onesto. Credete, anche davanti al mondo non c'è cosa che faccia perdere la stima e la fiducia di tutti quanto la doppiezza e la bugia. Il bugiardo è come le monete false. Avete mai osservato? Le monete false, le banconote false, finché non sono conosciute, passo da una mano all'altra e sono ricercate. Ma quando si conoscono come false, sono a tutti rifiutate e disprezzate. Così il bugiardo, finché non è conosciuto, viene rispettato, ma quando si scopre come bugiardo, è fatto segno di disprezzo universale. Era qui, ecco, una raccomandazione speciale ai genitori che cercano di in tutti i modi ai figli, ecco, estirpare questo vizio, abituando fin da tenera età ad essere sinceri, amare la verità, via la menzogna. Si racconta del celebre George Washington, divenuto poi presidente degli Stati Uniti d'America, che all'età di 6 anni, avendo avuto in dono una piccola scura con la quale tagliava tutto ciò che gli cadeva sotto le mani, un giorno spogliò della sua corteccia il magnifico ciliegio inglese, che era la pianta prediletta di suo padre nel giardino di casa, e la rovinò in modo che ormai doveva perire, insomma, l'aveva rovinata del tutto, insomma, dovevano toglierla. Accortosi il padre, domandò adirato chi avesse fatto quel malanno. Nessuno poté dirgliene l'autore. Nel momento giunse il piccolo Giorgio e il padre gli disse: «Sei stato tu forse a rovinarmi quel ciliegio?» Il fanciullo, dopo aver esitato un momento, rispose: «Non posso mentire, padre mio, sì, sono io che ho fatto il malanno.»
A questa confessione così piena di lealtà, il padre, commosso, non poté a meno di stringere fra le braccia il figlio, baciandogli disse: «La tua sincerità mi compensa 100 volte del male che hai fatto». E Giorgio Vuocito, anche più tardi, fatto adulto, fu sempre conosciuto come un uomo incapace di offendere la verità con la più piccola menzogna. Ecco, genitore, come si deve insegnare ai figli a odiare la bugia e amare sempre la verità. Vediamo qualche esempio. Apre la strada ad ogni vizio. Sant'Agostino, parlando di se stesso, nelle Confessioni, ecco, scrisse così: «Io ero ancora fanciullo, d'una malvagità grandissima. Ingannavo con frequenti menzogne i miei educatori, i miei parenti, i miei maestri. Alla menzogna non tardò a unirsi il furto, poiché rubavo ai miei genitori tutto ciò che faceva per me, sia nella dispensa sia nella cantina. Prendevo anche dalla tavola per mangiare di nascosto, per far baratti con gli amici. Reo finanche nel gioco, quante volte vinto per la puerile vanità di star sopra gli altri, non mi attribuì per frode la vittoria? Ora, o Signore, con quale espansione di gioia vi ringrazio di aver liberato il mio cuore e la mia lingua dai vizi dell'inganno e della menzogna». Ecco le confessioni di Sant'Agostino. Uccide il credito e la fiducia. La verità, la confidenza reciproca sono i vincoli che legano i membri della società. Ci sentiamo fremere il pensiero che quello che noi diciamo sia creduto menzogna. Non è possibile la società se bisogna sempre stare in guardia nel timore di venire ingannati, se bisogna ben fissarsi negli occhi e preparare ogni nostra parola per non essere presi di sorpresa, se la madre non può avere più fiducia nel figlio, o il marito nella moglie, l'ammalato nel medico che lo cura, lo scolare o l'insegnante, il capo nei subordinati. Quale confusione! Come sarebbe possibile la vita? L'uomo che rientra in casa affaticato e stanco non può più credere nella fedeltà della sposa, i genitori non possono più chiedere la parola dei figli, l'ammalato non si fida del suo medico, il maestro non crede agli scolari, il compratore si fida del mercante, eccetera, eccetera. La verità, come che società sarebbe questa? La verità è il fondamento della vita umana e sociale, come il denaro è la base degli affari commerciali. Che si farebbe nel commercio se non si avesse più fiducia nel valore della moneta, se dopo ogni affare tale valore cambiasse, se il cambio non fosse garantito? Chi mente, come chi emette titoli falsi, è da condannarsi perché uccide il credito e la fiducia. Questo è il vescovo Toto Tiamer che scrive questo. La bugia di un avvocato. Sant'Andrea Bellino era dedicato allo studio della legge ed era divenuto un bravo avvocato. Una colpa in cui egli cadde gli fece interamente abbandonare il mondo. Un giorno in cui perorava una causa nel tribunale ecclesiastico gli sfuggì una menzogna, sopra un punto però che non era di grande importanza. Poco dopo volle la provvidenza che Andrea si imbattesse a leggere quella sentenza sacra scrittura: «Il labbro che mente reca morte all'anima». E queste parole fecero su di lui tale impressione che rinunciò per sempre alla professione di avvocato per consacrarsi unicamente alla penitenza e al santo ministero. Nel 1558 entrò nella congregazione dei teatini e divenne un gran santo. Una piccola bugia, vedete, la coscienza delicata, dicendola con la sacra scrittura: il labbro che mente reca morte all'anima. La verità mi è più cara della vita. Un bel esempio di sincerità lo offrì il bersagliere tirolese 22enne Pietro Maier, che nel 1809 combatté a fianco di Andrea Hofer contro i francesi per la libertà della sua patria. Allorché i francesi si resero padroni della regione, anche il Maier cadde nei romani. Essendo stato preso con le armi in pugno, fu condannato a morte. Ma essendogli conosciuto da tutti come un onesto e bravo uomo, molte persone, anche autorevoli, si intromisero per ottenergli la grazia, e tra queste fu la moglie del generale francese. Così avvenne che i francesi stessi gli offrissero una maniera assai semplice per liberarsi dalla morte. Il Maier dovette affermare per iscritto, per sua discolpa, che non aveva conosciuto nulla della pace conclusa tra Austria e Francia, né del divieto fatto di portare le armi. Ma il tirolese, nonostante le lacrime della moglie e dei congiunti, non volle salvarsi con la menzogna e rispose: «La verità mi è più cara della mia vita». Cadde quindi fucilato l'1 marzo 1810 a Bolzano. Questo giovane eroe tirolese è uno splendido esempio di veracità per tutti i tempi. Ultimo,
quasi famosa questa cosa, il pastore e i lupi. Un pastore che era a guardia delle pecore cominciò una volta a gridare al lupo, corse subito da altri pastori per difenderlo, ma appena giunti si mise a ridere dicendo che aveva fatto per celia, per scherzo, per burla. Una seconda volta per divertirsi fece la stessa cosa, vennero di nuovo i pastori, si trovarono di nuovo corbellati. Ma un'altra volta capitarono davvero dei grossi lupi, egli si mise a gridare disperatamente soccorso, ma nessuno si fece vivo e i lupi divorarono una quantità di pecore. Chi per bugiardo una volta è ritenuto, anche se dice il vero, non è creduto. Ecco allora, chiediamo la grazia di essere sempre sinceri, leali e veraci. Così sia. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il suo del cuore immacolato di Maria, benedica Dio potente, nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen.